Che giochi a Shanghai? Buongiorno, buonasera a tutti quanti. Cosa vorresti fare? Oh, fuoco, fuoco. Ho sentito del fuoco lì. Buongiorno, tutto bene? Io direi di togliertelo di mano quel coso, eh? E di metterti per terra, vai. Vai che si dorme oggi, eh? Oh, proprio. Tieniti una moto in faccia. Vai, vai. Tu al muro. Tu, vieni qui. E voilà. Ma che spacca la faccia. Questa tuta mi dà il senso del potere. Potere! Permettimi di metterti per terra, insomma. Potere. Per terra. Una favola. Se le basi fossero più scaltre, non potrei preoccuparmi. Ok, sono preoccupato. Ti piace la ruota, eh? Ma è che mo viene anche l'omino Michelin. Te la dà in testa la ruota, eh? Come ti ho dato in testa questo. Mi regalo una bella moto. A chi la regalo? Non lo so. Oh oh. Spaccato. No no. Fatto niente. Tranquilli. Aspettate un attimo perché qui c'è la cosa bellissima. No, da qua non si vede. Ma da qua chiami. Cosa vi faccio vedere io? C'è, guardate. Beh. Non so, stupidaggini. Qui proprio stiamo parlando di roba di un certo stile, un certo grado. Cioè, quel che cavolo è, qualcosa è. Allora, vediamo, cosa potremmo fare? Deposito di demoni? Sarebbe una cosa ideale. Oggi ce la prendiamo con i bellissimi, con i demoniacci, insomma, come dire. Gli diamo una lezione che non se la scorderanno mai. Ma poi avete notato che i piccioni sembrano pavoni? Cioè, la grandezza è quella dei pavoni. Uguale. Cioè, sono falchi. Non so piccioni. E che? Buongiorno, tutto bene? Per me? Benissimo, proprio una favola. Ma dai. E non puoi darmi questo tipo di cose proprio ad è. Vabbè. Ragazzi, ritorno subito. Voi rimanete qui, non andatemene. Cioè, io ritorno subito. Subito, subito. Faccio sta cosa e poi ritorno. Non vi preoccupate. Boom. Oh, proprio quello che volevo fare. Oh oh. E vuoi scendere? Ah, non dovevate. Sai che ti vedo? Ah, vedo anche te. Attenzione! Non vorremmo mica farci scoprire. Oh, c'è un aereo! Cos'è stato? Come fai a vedermi? Oh, che bel casco che c'hai, veramente. No! Perché mi scompare? No, perché? Ma guarda un po' se devo fare pure a tempo sta cosa. Oh oh! Ah! Calma, calma. Oh! Levati di mezzo! Che ti devo buttare giù. Oh. Ehi. Attenzione. A chi l'ha lanciato? Baboom. Vai. Ecco. Cadi giù, bello. No, grandissimo. Per te, giù il sipario. Vieni qui. Ti permetti di fare ste cose? A me? Cioè, allora non avete capito niente con chi state parlando, Un attimo. Oh oh! Wey, bimbo! Oh, la fin mi ha sparato, inutile. Ok. Fatto la grande. Alla grandissima. Ora possiamo andare da questi qui. Ah, era da questa parte, sì. Salve gente! Forse è stata una mossa un po' troppo avventata, ma vabbè, nessuno mi ha visto.
Ciuff. Preso. Gli direi, facciamo un'accusa di questo tipo. Visto che quelli dovrebbero essere ancora deconcentrati, voglio dire. Che fai? Ehi, no! Dai! Io me l'aspettavo, eh! Io me l'aspettavo! E mo facciamo tutto il giro per far finta che noi non ci siamo stati. E vabbè. No, no, inutile! Potresti scendere per l'amor del cielo? Ce la faranno i nostri eroi? Ma. Favore, meno male nessuno mi ha visto, anche perché io non ho visto loro dove stanno. Salve, questa mano ti piace? Venga. Meno male non mi ha visto, guarda. Guardate, io ormai. Ok, così almeno adesso posso fare sta cosa. Peccato il fatto è che questi obiettivi che si vedono, oh mio Dio, scomparso. Aperitivo archiviato. La festa vera. No, anche se provavo a farli, in questo caso non me li dà, cioè. E tuffiamoci. Conta gli obiettivi, il gioco, una volta che siete entrati proprio dentro qui. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata e vabbè, facciamo prima a parlare a loro. E seguiti i colpi di grazia, calci in oscillazione. Insomma, sono obiettivi che devo per forza fare. Però facendomi scoprire, perché così non posso. Vabbè, noi. Vai, appiccicatevi. Oh, in dolce compagnia, visto che siete amici. Tu vieni qui, così te la spacco in testa quella cosa. Vai, vai che te la butto in testa, vai. Non ti avvicini? Che, non sei curioso? Hai visto? Comunque mi piace troppo sta tutto. Oh, stavo dicendo, salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man. Con voi Vincent. È da molto tempo che non facevo, insomma, Spider-Man, appunto, che non giocavo a Spider-Man. Anche perché a me come gioco piace, sicuramente stanno dicendo. È arrivato Spider-Man, perché là sta la ragnatela. Di chi può essere la ragnatela? Se non la mia. Oh, vediamo, mi pare che non ci sono altri, diciamo così, diversivi da poter utilizzare in giro, come quelli che abbiamo utilizzato finora. Non ce ne sono. Vabbè, poco importa, perché gli obiettivi, come ho detto, gli obiettivi che devo, che ci sono, sono obiettivi che li devo fare per forza. Indovinate un po'. Facendomi scoprire. Proprio come in questo momento. Uè, uè. Ma io direi, facciamo prima quello. Aia. No, 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 no. Oh. No, vabbè. Oh, e allora hai rotto. Oh. Io ho fatto uno e l'altro, solo che mi sono fatto ferire. Oh, c'è il ciccione. Oh, rimane appiccicato. Facciamo un altro. Piano piano, ve lo dico io, riusciremo a fare tutti gli obiettivi. Babum, babim, babom. No. Ok, sto rimanendo con pochettino di vita, ma veramente poca. E vabbè, sì. Che facciamo prima una cosa, che facciamo prima l'altra. Sono demoni, meno male. Vai, forza. No! La scatola. Oh, è scomparsa la scatola. Ah, qua che fate? Tiro a bersaglio? Si sono puliti i fogli. Complimenti. In bacio muro. Vai. Vabbè, tanto qua e a ondate non finiranno così facilmente. Aia. C'è fortuna casi. Oh. Aspetta. Oh. Sto rischiando un bel po' di volte, ma vabbè. Ok. Oh, dove usci? Ah, si è presa la scossa. Ehi, mi volevi far male, eh? In mezzo alle scatole, vai. Inscatolattati. Che cosa ho detto? Non lo so. Sapevo che i portatili avessero il lettore a capo 47. Oh mio Dio.
non per molto. Esigerò vendetta per Jeff Davis. Che cosa intendevi fare? Scossa? Va bene. Ok. Oh, primo obiettivo. Fatto. Madò, bellissimo quando fa queste azioni in volo. Cioè, veramente spettacolare. Anch'io ho questo problema. Ok. Ba-boom. No, però veramente. Cioè. Sopra il tavolo sono andato, Ok. Ho rischiato in questo momento, ma. Ondata finale. Oh cavolo, allora mi devo sbrigare perché qua. Dove sta? Quanto ne ho fa? Sì. Madonna, me ne mancano 4. No, no. Ah vabbè, sono un bel po', ce la posso fare. Certo, se me nessuno però mi mena. Ok, me ne mancano 2. Oh, oh. Ah. No. No, 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 no. Ok, devo prendere. Ah, è l'anima tua. Oh, e dove va questo? Che giochi a Shanghai. Oh, ma vedi che mi stai veramente rompendo le scatole, eh? No, vabbè, dai. Poi faccio vedere io. No, a quello. Oh. No, vabbè, no, 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 no. Non posso rischiare. Ok, con te veramente mi sono rotto, eh. Ok, ora posso stare un po' più tranquillo. Inutile. Madonna. E vabbè, ci staremo mezz'ora. Oh, era pure l'ultimo. Mamma mia, oh, quello che giocava a Shanghai. Quello che mi sparava. MJ, qui ora non vola una mosca. Anche pacco di Natale. Sì, è così. Questo. Perché stai sopra? Vuoi scendere per l'amore del cielo? Oh. Ti ho aiutato almeno a scendere, va? Diciamo che non era in programma per questa puntata, ma vabbè, ce l'ha chiesto lui. Beh, meno dannoso per l'ambiente rispetto ai combustibili fossili, ma la pressione può causare esplosioni. Questa stazione fu creata per controllare la pressione in determinati edifici. Mi aiuteresti a dimostrare alla Oscorp che va finanziata? Per favore. Harry ha fatto di tutto per portare avanti le ricerche di sua madre. E lo capisco. C'è stato un picco di pressione in alcuni edifici della zona. Il problema sembra legato a un difetto nei regolatori. Devo distruggerli prima che la pressione salga troppo. E i palazzi esplodano. Ci penserà il comune a rimpiazzare i regolatori. Ora non c'è tempo da perdere. Tanto penso di riuscirla a fare in un attimo. Almeno si spera, questo si spera. Come al solito, ma vabbè. I regolatori sono all'esterno. Posso toglierli di mezzo con le ragnatele elettriche. In questi edifici vivono troppe persone. Ah, ma quindi sto guadagnando tempo allo stesso tempo. Missione fallita. E non li trovo, scusa. Cioè, io giro ma non li trovo. Quindi solo a quei due palazzi. Va a quel paese, non li vedo. Non sta. Voi che se ne era accorto del tempo, vi giuro. Io non, proprio non la voglio. Eh no, ma non così. Sembra già di sentire il nuovo scoop di Jameson. Quel vandalo di Spider-Man devasta la città. E chi t'aveva visto, giuro. Devo distruggerli tutti. Ne basta uno per causare un'esplosione. In questi edifici vivono troppe persone. Ok. Non c'è tempo per evacuarli. Quando sta, oh? E l'anima tua e dove t'hanno messo? Ehi! I regolatori distruggono. Olè. Il comune può rimpiazzarli. Ok. Sbaglio, qui ce ne sono di più. Oh, dove vai? Oh. Madonna, sono tantissimi, veramente.
Eccone un altro. Sì, vabbè, non ci arrivo. Buonanotte. Ok. 10 di 15. Avanti con i prossimi. Che si fa? Cambia? Si cambia palazzo? Sì. Dai, che ne mancano 3. Si ritorna qui. Qui si ritorna. E che non li ho visti. Ok. Per fortuna sono riuscito ad arrivare. Ok. Meglio salire sul tetto e controllare i condotti di sfogo della pressione. Beh, è stato non complicato, è stato comunque lungo come processo. Ma ce l'abbiamo fatta. Il mio senso di ragno non pizzica più. Sono tutti al sicuro. Ora è meglio andare prima che qualcuno mi chieda i danni. Ok. E intanto sono rimasto ancora con sto cavolo di raffreddore, mamma mia, ci. Oh, manca tanto così per arrivare al livello 96. 96, mo. 46. Datemi. Mo me la dovete dare l'altra missione. Quella, che ne so, dei tenuti. Insomma, dei criminali, forza. Anche per concludere in bellezza sta puntata. Oh. Era questo che volevo. Devo fermarli prima che uccidano qualcuno. E segui un lancio e l'anima tua è quanto ne tieni. Ecco una storia del terrore. Si chiama Tornare in cella. E segui. No, no. Oh, e devo leggere qui. Oh, cicci. E segui il calcio di oscillazione. E segui un lancio aereo su 5 nemici. Lancio aereo. Sapete che non me lo ricordo. Fammi vedere che sai fare. Ma guarda, fino a mo' ve l'ho fatto vedere cosa so fare. O con la macchina cammina. Vabbè, che cammina è normale, ma proprio dove sto io? Metti che mi mette sotto. Vabbè, non sono riuscito a fare nessun obiettivo, ma ad ogni modo dovrei essere riuscito ad arrivare a livello. Ok. Livello 40, sì, proprio ciò che volevo. Oh, dove sto? Oh, aiuto. Ma no, bellissimo. E che in Italia li fanno così? No, no. Andrò poi, sono completamente scoperti. Figata, che cos'è questo? Posso addirittura fare questo? No, vabbè. Vabbè, abbiamo sbloccato 2 bellissimi gadget che molto probabilmente utilizzerò, perché sono interessanti, anzi abbastanza interessanti. Gente, andiamo! Siamo al limite dello stalking! Vabbè, insomma, spero che questa puntata vi sia piaciuta. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se l'avete ancora fatto. Noi intanto... Sapete che siete voi i cattivi qui! Ah! Ma vabbè. Ah già, devo pure... Ah! Ah! Ok, ah! Ok! Baboom! Salve! Vai! Sti combattimenti in volo mi piacciono troppo! Ma veramente volete uccidere Spider-Man? Ma voi siete matti! Ok! Dai! Avevo fatto solamente un obiettivo, ma... Vabbè, bella ragazzi!